Cari amici di Tor.it e Varianza.it, il vostro Roberto Lolli è al 4K di Cusago, dove si svolgerà il Day 2 del torneo 15.000 garantito. Sono passati 42 players ai 3 Day 1, Day 1A, Day 1B, Day 1C, in tutto sono 42, e si disputeranno una prima moneta che si aggira intorno ai 5K. Dopo avremo la possibilità di intervistare qualche player e visto che oggi si svolgerà il tavolo finale, perché no? Anche il vincitore. Restate con noi. Allora ragazzi, il torneo a Cusago continua e c'è un'altra vittima del torneo purtroppo. Ciao Gabri. Ciao ragazzi. Allora, ci puoi raccontare la mano con cui sei uscito? Esco con hittata una doppia coppia al flop, aprivo asso 8 per 3, 4.008 col buio a 1.600, trovavo 3 call, flop, asso 10-8. Usciva il primo fuori posizione cercando punta 11.000, un call, un limper del flop. Io giustamente trovo spot migliore per mandare i resti, vado ai resti per 28.000, fold, l'ultimo a 11 messe decide di chiamare, mostra Jack Donna, progetti, turn, patate, river, maledetto K, sit open. Quindi una double belly che poi fatidica river. Ah, double belly che lascia l'amaro in bocca, perché se si prende quel piatto si sale su a 80.000 e si ricomincia a giocare. 80.000 average abbondante. Average abbondante, si sta bene, bui 2.000, con dietro 40 bui si stava. Purtroppo subivo un brutto colpo. Certo, sarà per la prossima. Speriamo, vi salutiamo. Ciao caro. Allora ragazzi, parlo con voi. Per il pubblico femminile abbiamo un bel dealer. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora, in questa sala tutto bellissimo, ma ci sono poche donne. Diciamo qualcosa per far venire le donne. No, in effetti ce n'erano diverse fino a poco tempo fa. Adesso però se ne sono andate via tutte, si è rimasti tutti uomini e... È diventato un posto per bruti. No, è diventato un posto solo di maschi, praticamente. C'è una speranza che comunque delle dealer donne ci raggiungano, almeno per... Alzare la quota femminile. Esatto. Insomma, siamo qua nella speranza che arrivino, niente. Ci vengono, vediamo degli strani esseri che entrano nell'inquadratura. Sì, Patrick e Ivo, però Ivo non si è visto. Vi ha parlato di belle donne, quindi sono arrivati loro. Grazie. Stanno giustamente. A me il trucco non me lo cura nessuno, te sei subito il make-up artist che arriva. Allora, che te ne sembra di questo torneo? Sta andando molto bene. Sì, a me sinceramente, poi essendo nascendo giocatore, invidio molto i giocatori che lo stanno disputando. Fai fatica a fare il deal. Fatica, no, più che altro vabbè, lo giocherei veramente volentieri, però vabbè. È un field comunque sia interessante, è rimasto comunque i migliori giocatori si sono ritrovati appunto in questi ultimi 40 anni. Migliori giocatori tranne Lolli, perché Lolli poverino è stato sfortunato. Insomma... Però comunque, detto questo, sì, è un torneo che avrei giocato volentieri, sicuramente. Molto tecnico. Tecnico, sì, poi è abbastanza comoda la struttura che ti permette comunque di avere molto spazio di manovra, anche se comunque per gli short hanno poca azione, però comunque è un torneo giocabilissimo che avrei volentieri, ripeto, giocato. E... Certo, ricordiamo che comunque i bui sono lunghi, quindi anche una mano può cambiare tutto, quindi da 20 si passa a 40 e poi un attimo tornare in average, esatto. Quindi colpi di scena ci possono ancora essere. Esatto, come dici tu, esattamente così. Il premio è alto, quindi non è che si regalano le fiche. No, anzi si penserà molto per ogni mano che si giocherà e si cercherà di arrivare in fondo o perlomeno arrivare in TM. Il tuo pronostico della durata del torneo sarà dei due, poi con conseguente tavolo finale. Tu dicevi verso le 4 del mattino si concluderà tutto. Sì, più o meno come finì più o meno il 10.000, più o meno verso le 4, soprattutto per la struttura che è molto molto lenta, quindi... A proposito di 10.000, ricordiamo uno dei vincitori. Modestia a parte, ma è lui. Poi qui ho fatto schifo. Insomma. Ha dimostrato comunque sia di avere così, anche così. Un tocco di pro in sé. Dai, grazie. Ti ringrazio e ti lascio fare la tua pausa, che poi tornerai a lavorare, che qui è lunga la serata. Va bene, ciao, ok, grazie. Alla ciao, alla prossima.
L'intervista procede purtroppo con una vittima al torneo. Ciao. Ciao, ciao dalla vittima. Racconta, come usuale ci devi raccontare la mano. Io Jack KK ha vinto lui, punto finito, non parliamo della mano. Non parliamo di nient'altro. Parliamo della mano. Sono rimasti in 34 e c'è gente che saluta anche... Abbiamo la clave, tutto. Abbiamo tutto, presumo che finiranno verso la una questa notte. E sì, una e mezza qua, ecco. Mi dicono. Però... Altri dicono le tre, io il mio pronostico è stato una e mezza. E altri dicono... Posso dare le quote, dal mio lavoro do le quote. Allora, dalla 1 alle 2 la quota è a 1,60, oltre le 2... Over 3,01. Chi offre di più? No, penso che 1,5, 2, anche perché vedo che sono molti corti e molto gente non preparata al torneo di 2 giorni. Diciamo che si farà vedere la bravura adesso da quelli, cioè quelli che... Sulla mia sinistra c'era uno molto bravo, asso a una mano, KK, bravissimo. Più bravo di così si muove. Beh, diciamo che la mano prima aveva visto asso e avevano fatto lì 2 prima di lui, e lui ha avuto un grande coraggio di collare di terza con asso. Diciamolo anche chi è, si chiama Angelone, è un regular del Pala, molto regular, perché sotto quella mano non avrebbe mai messo. Certo, ci ha pensato anche, comunque tiriamo via gli scherzi, diciamo una cosa invece simpatica, che è giusta, ovvero che questi tornei sono veramente aggregazione, che tutti i circoli da Milano a Palermo facciano questi tornei, perché è sempre una forma di aggregazione e bisogna che tutti i giocatori capiscano, non che un gioco è bello solamente quando uno vince, quando uno perde non può essere un bel gioco, però ci sono conoscenze che si possono portare avanti. Il fatto che tu sia uscito sorridendo dice lunga sul fatto che comunque anche possono vincere tutti e in più ti diverti a giocare con tutti. Non credo proprio, io sono uscito sorridendo perché sono abituato ad uscire, perciò il giorno che vince un torneo mi metterò un po' a piangere dalla commozione. No, adesso, non penso che ti chiamino maestro per spotterti. No. Io mi occupo, come sai, più di betting che di poker, però non le regali le fish, dai, ti chiamano maestro perché sicuramente non le regali. No, perché insegnavo tennis 35 kg fa, solo per questo. Comunque, io penso che, ripeto, questi tornei di qualunque cifra di buy-in devono essere sempre visti come una forma di aggregazione e spero che non solamente gli organizzatori di tutti i circoli che impegnano tempo e denaro, che devono capire, ma anche i giocatori capiscono che deve essere una forma di aggregazione. Se hanno voglia invece di guadagnare o di vincere con questo, io lo chiamo ancora sport, bene, vadano a fare tornei più importanti dove può cambiare la vita. Vincere un torneo qua non cambia la vita. E non se la prendano se qualcuno non sa i termini o chiama con mani marginali, perché tutti possono giocare. Mani marginali, che è già un termine già particolare. Marginale non è, mi sembra italiano. Mani, parlavo di mani. Ah, mani, ah beh, allora mani, parliamo di queste. Perciò che non se la prenda nessuno. Va bene, è stato un piacere. Anche da parte mia. Ci rincontreremo al tavolo perché noi ci siamo divertiti anche qualche sicuramente sera. No, preferisco in un bar che risparmiamo. Ah, sicuramente. Sì, sicuramente sì. E ogni tanto ricordiamo che ci sono anche i dealer. Perché è organizzatore, ma senza i dealer non si può. C'hanno una pazienza, sti ragazzi. Senza i dealer non possiamo fare i tornei. È matematico. A te? Alla prossima. Grazie. Ciao a tutti. Ci fate un ciao, tavolo finale. Ciao. Complimenti a tutti, ragazzi. Bravo, Michele.